Ciao a tutti e benvenuti a una nuova puntata del programma Homo Faber Italia, il primo programma podcast che vuole esplorare il percorso personale e professionale di italiani che hanno avuto successo all'estero. Quest'oggi abbiamo l'onore di avere con noi il dottor Gianmaria Milesi Ferretti, che è un economista rinomato a livello internazionale. È stato fino a qualche mese fa il vice direttore del Dipartimento di Ricerca del Fondo Monetario Internazionale, che è il dipartimento che si occupa di pubblicare il World Economic Outlook e presentarlo a Davos. Il dottor Milesi Ferretti è anche autore di numerosi articoli in ambito finanziario e vengono pubblicati nelle più importanti riviste economiche a livello internazionale. E con questa chiacchierata vogliamo approfondire un po' meglio quello che è stato il percorso del dottor Milesi Ferretti per capire quali sono stati i passaggi chiavi della sua carriera. Quindi grazie, dottor Milesi Ferretti. Come stai? Dove si trova? Grazie Lidia, sono a Washington, a casa a Washington, lavorando da casa come ho fatto da marzo di quest'anno. Ho capito. E su che cosa si sta occupando, dottore? Sono ancora formalmente vice direttore al Fondo Monetario, anche se sono teoricamente in vacanza. Ma siccome ho avuto vari eventi virtuali, presentazioni dell'ultimo World Economic Outlook che abbiamo pubblicato in ottobre, partecipo ancora alla vita del Dipartimento e lo farò ancora per un mesetto e mezzo prima di cambiare per la prima volta in quasi 30 anni di cambiare occupazione. Visto che hai citato il World Economic Outlook, ci sono messaggi significativi per i nostri ascoltatori riguardo alla situazione dell'Italia che vorremmo magari condividere con loro? Direi questa è chiaramente uno shock mondiale, non è limitato al nostro paese, ma anche noi siamo stati colpiti in modo più severo, un po' per il numero di contagi, un po' per la struttura demografica che ci rende più vulnerabili, avendo una percentuale di persone anziane più alta di altri paesi. E anche dal punto di vista economico, vista l'importanza dei settori più colpiti nell'economia italiana, i settori che qui chiamano contact intensive, dai ristoranti, gli alberghi, il turismo ovviamente è stato colpito in modo molto severo. Diciamo che il progresso sui vaccini è stata una notizia davvero confortante, ma la situazione è ancora difficile e lo sarà per un po' di tempo, perché le misure del governo e dei governi in generale hanno aiutato a tenere, diciamo, i bilanci, delle imprese, ancora, diciamo, sopra il filo dell'acqua e anche aiutare le persone più colpite, ma, chiaramente sono esborsi molto sostanziali. Sono molto grandi e dobbiamo vedere per quanto tempo saranno necessari per tenere, diciamo, l'economia in piedi. Ho capito, molto interessante. Va bene, ora ci spostiamo più a parlare rispetto al suo percorso personale e vogliamo riavvolgere il nastro di qualche anno e partire dall'inizio. Quando lei era un giovane ragazzo, che talento aveva e come lo ha coltivato? Ah, che talento avevo! Ero bravo in matematica tanti anni fa e infatti cominciai a studiare ingegneria, ma dopo feci tutti gli esami del primo anno, ma a metà del secondo ebbi una crisi di coscienza e decisi che quella non era la mia strada. E mio fratello maggiore, molto più grande di me, e avevo deciso di fare scienze politiche, vengo da una famiglia di diplomatici, papà, nonno, fratello, sorella, tutti in carriera. E ho detto farò scienze politiche e lui mi convinse invece a fare economia dicendo che avrei sempre potuto fare la carriera diplomatica se avessi voluto, ma che economia poteva aprire più strade. Io di economia non sapevo assolutamente nulla.
ma quello che mi fece decidere fu che almeno l'esame di matematica sarebbe servito a qualcosa e mi veniva convalidato, e quindi ho detto, beh, almeno quello. E così cominciai con economia. E poi mi piacque economia e decisi di continuare. E dov'è che ha studiato? Ho studiato alla Sapienza a Roma, e diciamo quando sono arrivato al terzo anno mi piaceva aver molto l'economia e ho avuto la fortuna di avere, di avere la possibilità di partecipare a dei corsi diciamo specializzati, tra virgolette, che tenivano i giovani leoni della Banca d'Italia, che erano tornati dagli Stati Uniti da relativamente poco, e uno era Stefano Micossi, adesso all'Assonime, al quale sono rimasto molto legato, e l'altro era il governatore della Banca d'Italia, Ignazio Visco, che lo faceva un corso di econometria. Diciamo, questi corsi mi hanno veramente dato una spinta e un entusiasmo con l'idea magari di andare anch'io a lavorare in Banca d'Italia, per cercare di avere una borsa di studio e potermi specializzare all'estero. E quindi poi riuscì ad andare negli Stati Uniti per completare. Ecco, poi come tutti diciamo gli studenti con ambizioni di andare all'estero, ho fatto concorsi per tutte le borse di studio esistenti e ho avuto la fortuna di vincerne una generosa, credito italiano, che mi pagava 2 anni di graduate school negli Stati Uniti. E quindi questo è il primo passo necessario per finanziare altrimenti un esborso piuttosto ampio. E il secondo passo è farsi ammettere da qualche parte. E lì uno scrive a tutte le università, mandando le lettere di referenza dei professori, di raccomandazione nel senso buono del termine, e di solito qualcosa viene fuori. Io sono stato fortunato e mi hanno preso a Harvard e sono andato a Harvard a fare il PhD. E c'è stato un mito dell'Università di Harvard, che è per tanti una realtà molto molto lontana e inarrivabile. No, sono tante università di altissimo livello negli Stati Uniti, certo, Harvard è un posto splendido sotto tutti i punti di vista, per questo dico che sono stato molto fortunato, ma non è l'unica, ce ne tanti altri di grandissima qualità. Credo che in questi casi bisogna avere pazienza e bisogna, come dire, lanciare una rete molto, molto ampia, e se uno è bravo qualcosa viene fuori, ma non si possono, diciamo, ci sono degli elementi di proprio che non sono solo al di fuori del nostro controllo, e quindi bisogna accontentarsi di quello che uno ha, e sarà comunque, di solito sono sempre delle scuole di alto livello. Se una persona ha delle buone referenze ed è preparata. Ottimo. Adesso ci spostiamo a parlare sul percorso, il suo percorso professionale. Quindi, a fine dei suoi studi all'Università di Harvard, lei dove ha iniziato a lavorare? Che cosa fece? Allora, io decisi di, appunto, di tanto di finire il PhD. La borsa di studio era per 2 anni e ho detto no, continuo, ho risparmiato, ho avuto una borsa di studio poi dagli Stati Uniti che mi ha permesso di finire senza gravare su bilanci familiari. E ho fatto poi il cosiddetto job market accademico di organizzazioni internazionali, e mi hanno preso alla London School of Economics, a un centro di ricerca che si chiamava Center for Economic Performance, che ancora esiste. E quindi il mio primo lavoro, diciamo a tempo pieno dopo il PhD, è stato alla London School of Economics. Da Londra agli Stati Uniti, che cosa è successo? Come è arrivata l'opportunità di andare negli Stati Uniti? È stata una cosa un po' strana, perché l'estate del mio PhD, quindi prima di cominciare a finito il dottorato, ma diciamo
a luglio, agosto, settembre, prima di cominciare settembre a Harvard, sono andato a insegnare in Polonia per 5 settimane. Era 1991 e c'era la transizione dell'Europa dell'Est, come si chiamava allora, diciamo dall'Est all'Ovest, e quindi erano stati organizzati dei corsi per aiutare a riconvertire i professori e aiutare i graduate students di questi paesi a conoscere, diciamo, un'economia diversa da quella che veniva insegnata nelle loro università. E andai a insegnare, dovevo andare con il mio thesis advisor, che era Maury Obstfeld, e Maury all'ultimo momento ha dovuto cancellare, ma l'altro professore di macro era Guillermo Calvo, che all'epoca era al Fondo Monetario. E abbiamo passato 5 settimane insieme in questo villaggio della Polonia orientale e siamo rimasti in contatto. E mentre io ero a Londra non avevo obblighi di insegnamento, era un posto di ricerca. Il fondo si stava espandendo e mi hanno invitato ad andare a Washington come visiting scholar e appunto non avendo impegni di insegnamento sono da Londra, non hanno fatto nessun problema e sono andato quindi per 3 mesi a Washington. Diciamo alla fine dei 3 mesi mi hanno fatto un'offerta, anche se diciamo io avevo un interesse per la ricerca e per la vita accademica, le condizioni di vita a Londra erano veramente piuttosto modeste, diciamo. Uno già ha fatto 4 anni da graduate student così come diciamo con degli introiti piuttosto modesti, e Londra è carissima e si guadagnava pochissimo nelle università. E quindi, diciamo anche dal punto di vista della vita sociale, l'esperienza di Washington era stata molto più facile, molto più facile integrarsi, e quindi accettai. Quindi a gennaio del 93 mi trasferì a Washington al Dipartimento di Ricerca del Fondo Monetario. Wow, complimenti, che percorso! Sì, però poi da allora basta, finita la storia, perché da allora non mi sono più mosso. Però comunque ha scalato le gerarchie istituzionali del Fondo Monetario Internazionale. Sì, quello sì, quasi tutta. Vice direttore, quindi comunque un bel percorso. E sì, sì. Visto che appunto lei è arrivato quasi alla sommità dell'istituzione, vogliamo sapere, c'è stato un episodio che l'ha fatto capire che se si fosse impegnato ce l'avrebbe fatta scalare queste gerarchie? Onestamente non ci ho mai... Ho cominciato a pensare alla carriera abbastanza tardi, nel senso che per molto tempo, credo, sono stato molto ingenuo. Pensavo, se lavori bene... fai bene, pubblichi, scrivi e pubblichi delle cose, diciamo, che abbiano qualche rilevanza per l'organizzazione per la quale lavori, la tua carriera andrà avanti. E avevo sempre pensato, mi restava questo amore per la ricerca, che qualche momento probabilmente sarei tornato all'università. E poi la mia carriera è andata avanti e alla fine ci sono stati 2 o 3 momenti quando ho pensato molto seriamente di passare all'università, ma il fondo mi ha dato, devo dire, la possibilità di fare una carriera interessante, di continuare a fare o seguire ricerca, e quindi alla fine non me ne sono mai andato. Ma sì, non, diciamo, ho sempre pensato voglio fare le cose che mi interessano, allo stesso tempo con la consapevolezza che per lavorare in queste istituzioni uno deve, non può dire voglio fare quello che voglio, deve avere degli interessi di ricerca o di analisi che abbiano una rilevanza per l'istituzione, perché uno può scrivere dei meravigliosi papers da pubblicare in riviste accademiche molto prestigiose, che però sono assolutamente irrilevanti dal punto di vista
del mandato dell'istituzione. Grazie a Dio, diciamo, il tipo di ricerca che a me interessava negli anni è sempre stata molto legata a quello che faceva l'istituzione, quindi non ho dovuto forzare, diciamo, i miei interessi. Ed è un'istituzione che dà anche delle altre, apre anche delle altre porte interne che permettono, se uno è fortunato, di fare delle cose belle ed interessanti. Ho capito. E ha avuto un mentore che l'ha aiutata a crescere durante questa carriera, al fondo? Un mentor no. Ho avuto amici, tanti, ne ho ancora tanti, e ho avuto persone delle quali avevo grande stima. E anche delle persone che, de facto, sono state molto importanti per il mio, diciamo, avanzamento professionale. Cosa di cui mi sono reso conto a volte anni dopo, proprio perché pensavo, quando ero giovane, impante, con pochi anni dopo il dottorato, pensavo, no, scrivo, pubblico, è normale, mi promuovo. No, non è così. C'erano delle persone che evidentemente avevano una buona opinione di me, che mi hanno molto aiutato, ma senza che io veramente me ne rendessi conto in modo esplicito. Ho sempre cercato di avere buoni rapporti, ovviamente, si lavora in un'organizzazione dove il lavoro di squadra, il teamwork è assolutamente essenziale, è importante andare d'accordo con le persone, ma di non attaccarmi a cordate o a una persona specifica, proprio per personalità. Mi è sempre piaciuto avere buoni rapporti, diciamo, con tutti, ma non di dipendere o cercare di accattivarsi in particolare una persona. Ma ognuno ha le sue strategie di gestione della propria immagine e della propria carriera, ma a me quel modus operandi non mi è mai piaciuto. Ottimo. E adesso passiamo ad analizzare i due momenti chiave della sua carriera. Il primo momento, un momento in cui ha avuto una difficoltà e vogliamo sapere come l'ha affrontata per andare avanti. E il secondo momento, qual è stato il momento di maggiore orgoglio e perché? Ho avuto, diciamo, è difficile dire un momento di difficoltà. C'è stato, diciamo, ci sono stati alcuni passaggi che sono, ricordano le meno piacevoli visite dal dentista, ma erano più che altro motivi psicologici. Uno si abitua a fare certe cose, mi piaceva la ricerca, ho fatto ricerca per tanti anni, al fondo ogni tanto bisogna spostarsi di dipartimento. E io l'ho dovuto fare due volte, tutte e due le volte ero a priori preoccupato di lasciare, di perdere smalto, di non poter pubblicare, di perdere visibilità, di così, appunto, sempre con quest'idea che avevo un altro mercato in caso decidessi di andare via dal fondo. E tutte e due le volte, una volta sono andato a lavorare nel Dipartimento Europeo e ho fatto il capomissione per Cipro ed ero il senior desk per l'Italia. E l'altra volta sono diventato prima capomissione per il Canada e poi per gli Stati Uniti. E tutte e due le volte ho imparato tantissimo, ho fatto cose diverse, ho fatto molta meno ricerca, ma ho imparato davvero tanto. Sull'Italia, tra l'altro, ho lavorato, mio capomissione per una delle missioni è stato Carlo Cottarelli, che è stato ospite tuo qualche giorno fa. Sì. Ci conosciamo da tanti, tanti anni. E sono state a posteriori delle bellissime esperienze che mi hanno aiutato tanto e penso che hanno sicuramente migliorato la mia qualità di economista, hanno probabilmente peggiorato il mio CV dal punto di vista delle pubblicazioni, perché per due o tre anni è difficile scrivere, è difficile pubblicare, ma dal punto di vista della sostanza essere obbligato ad occuparsi dell'economia veramente a 360 gradi e non solo di martellare quei due o tre fields nei quali uno si specializza, è stato davvero importante e tra l'altro super interessante, proprio apre le prospettive.
Quindi ho avuto delle bellissime esperienze, anche se però la transizione all'inizio è stata difficile. Un altro momento, ho avuto un momento un po' difficile, ci sono stati degli anni un po' difficili per il fondo, diciamo tra il 2004, 2005, 2006, 2007, periodo della Great Moderation, dove sembrava che tutto andasse bene, non c'erano programmi nel senso di il fondo non aveva bisogno di aiutare i paesi perché c'era un boom mondiale, il fondo aveva dei problemi anche a trovare, ad assumere, diciamo, degli accademici di prestigio come direttore di ricerca, specialmente dopo che è andato via Raghuraja. In quel momento ho pensato di andare via, di passare all'università o a un think tank. E alla fine, per una serie di motivi, non l'ho fatto, e poi è arrivata la crisi del 2008, e lì la rilevanza e l'importanza del lavoro al fondo è salita in modo drammatico e sono rimasto. Sì, diciamo che le istituzioni, Fondo Monetario Internazionale, Banca Mondiale, banche di sviluppo, sono un po' countercyclical, no? Proprio così, In proprio così. italiano, però che nei momenti dove l'economia va peggio, c'è più attività, business. No, è vero, non è solo, ed è vero assolutamente, ma l'altro fattore è stato, ed è legato al primo, è stato che in quel momento è arrivato Olivier Blanchard come direttore di ricerca. E ecco. Quando si ha il lusso di lavorare da vicino con questi grossi calibri, come Olivier, come Mori Obstfeld, il mio advisor che è venuto dopo di lui, è un tale piacere intellettuale e personale, perché sono anche delle persone molto gradevoli, e che diciamo da soli valgono il prezzo del biglietto. Ottimo, sì, sottoscrivo che quando si lavora con persone davvero di questo calibro, il lavoro, cioè, è quasi un bel passatempo. Allora, facciamo adesso un po' di riflessioni personali. Che cos'è che avresti voluto sapere a 20 anni, che hai imparato, diciamo, dopo 30 anni di carriera? Cos'è che avresti voluto sapere? Tante cose, sono arrivato sempre molto tardi a imparare le cose, tre o quattro forse. La prima, forse due o tre, la prima è stato veramente un passaggio dall'università italiana al PhD. Le cose sicuramente sono cambiate adesso, ma diciamo, noi eravamo molto bravi a imparare, a studiare, quindi, ma io credo che nell'intera carriera di economia ho fatto forse uno o due esami scritti, il resto erano solo esami orali. Negli Stati Uniti è tutto il contrario, se c'è un esame orale, tutti gli esami sono scritti. E l'enfasi è veramente sulla creatività e su risolvere problemi, numeri. E diciamo, quando uno. Ho sofferto molto quando sono dovuto, mentre sono andato bene i primi 2 anni perché ero bravo a studiare, ho sofferto molto quando ho dovuto cominciare a scrivere la tesi, proprio perché pensavo che non avevo letto abbastanza papers, che non avevo, beh, non avevo, non potevo pensare di poter produrre qualcosa di interesse da solo senza aver letto tutto quello che era stato scritto sull'argomento, proprio perché. Non, diciamo, eravamo stati un po', veniamo da un sistema scolastico più che all'epoca era più universitario, che all'epoca era più basato sull'apprendimento di testi che non sulla creatività, sull'ingegno. E quindi per un anno non ho scritto nulla, un anno passa, non ho scritto nulla, poi mi sono sbloccato e le cose sono andate. Diciamo. È importante, un'altra cosa che ho imparato con gli anni di carriera, è quanto sia importante la maniera in cui uno comunica e scrive. Siamo molto, ed è normale, quando uno comincia il dottorato, o comincia a scrivere e fare ricerca, lo fa
diciamo, deve passare la gavetta di pubblicare in riviste specializzate dove il linguaggio è molto tecnico e arido. Ma anche lì saper scrivere e comunicare bene è assolutamente essenziale. Saperlo fare per un pubblico diverso, saper comunicare sì con gli accademici più sofisticati, ma al momento in cui uno deve scrivere una cosa più pratica, di farlo anche per dei semplici esperti o delle persone che hanno solamente qualche interesse per l'economia, è una sfida non indifferente. Ed è una, secondo me, che gli economisti molto spesso sottovalutano. Credo che proprio questo sia una cosa che ho imparato con gli anni, specialmente questi ultimi anni, dove dovevo andare a presentare il World Economic Outlook o rispondere a domande di giornalisti, alcuni preparatissimi, ma altri magari un pochino più approssimativi. Sì, l'aspetto della comunicazione è stato sottolineato anche dall'altro ospite che lei ha citato, il dottor Cottarelli, che diciamo il contenuto è molto importante, ma anche il packaging è alla sua assolutamente parte. Assolutamente. E questo vale, direi, nella comunicazione proprio in generale io ho menzionato lo scrivere papers di economia, ma con gli anni uno si rende conto anche come in organizzazioni internazionali con moltissime culture, nazionalità, sia molto importante anche a livello personale la maniera in cui uno organizza e struttura la propria comunicazione. Credo, nella media ci stavo attento, ho vissuto all'estero fin da piccolo, un'abitudine per persone che vengono da culture diverse, sicuramente l'avevo, ma non è la stessa cosa. Bisogna pensare e starci attenti, e questa è un'altra cosa importante, specialmente appunto se uno vuole fare sempre gioco di squadra e andare d'accordo con le persone. Sì, sottoscrivo che anche io sono nel pieno di questa formazione comunicativa lavorando alla Banca Mondiale. Pensavo di saper bene, in realtà mi sono resa conto che ho tanto margine di miglioramento, quindi continuiamo così. Va bene, e lei, visto che è molto interessato all'ambito di ricerca, accademia, che cos'è che consiglierebbe a un giovane ragazzo italiano che sarebbe interessato a lavorare nell'ambito di ricerca oppure di lavorare al Fondo Monetario Internazionale? Allora, il fondo, la prima cosa è fare un PhD. Cioè, il fondo praticamente assume solo persone che hanno un dottorato, a parte il programma di Research Assistance, che è un programma eccellente ma transitorio per un paio di anni, e sono meno posizioni e quindi ovviamente con molta competizione. Fare un dottorato è diventato molto più facile perché ci sono molte più scuole di alto livello anche in Europa rispetto sicuramente agli anni in cui l'ho fatto io. Ci sono anche più possibilità di ottenere aiuto finanziario dalle scuole stesse, ci sono sempre le borse di studio, ma direi che quella è una condizione essenziale per questo tipo di lavoro. Poi in economia ci sono tante altre cose, andare a lavorare nel settore privato, dove magari un master di 2 anni può già permettere un accesso professionale, ma in molti posti il PhD aiuta molto. E secondo me l'esperienza di studiare all'estero è fantastica, come per la crescita della persona. Al di là del poi, indipendentemente dal fatto se la persona decida poi di finire il dottorato, di rimanere all'estero o di tornare, ma il fatto di uscire di casa, cosa assolutamente essenziale per i giovani, uscire di casa e diventare responsabile della propria vita a un'età ancora giovane, credo che sia veramente formativo, perlomeno da come lo vedo, ed è quello che fanno in quasi tutti i paesi del mondo, tra l'altro il nostro un pochino meno.
Primo, quello è il primo passo, e poi il resto è diversificare, cioè è bello dire voglio andare a lavorare fondo monetario, però voglio dire, diciamo, prendono 25-30 persone l'anno, meno mi hanno preso quando sono andato sul job market, quando sono finito alla London School, al fondo monetario mi ha detto di no. Io avrei probabilmente sarei andato alla London School lo stesso perché era più prestigiosa dal punto di vista accademico, ma all'epoca mi hanno detto di no, poi mi hanno preso dopo per un'altra porta, però. E insomma, il fatto che non abbiano preso me non mi sembra un peccato particolarmente grosso, ma voglio dire, hanno un track record di aver detto di no a Rudy Dornbusch quando era studente e altre persone che sono stati tra i più grandi economisti, proprio perché così il sistema di recruiting non sempre funziona in modo ideale. Quindi non scoraggiarsi nonostante ci spostano essere amici. No, non scoraggiarsi, ma ecco, non fissarsi con un obiettivo, il fondo, la banca, per carità, benissimo di avere quell'ambizione, ma bisogna sempre avere delle alternative in mente che uno può poi perseguire se le cose non dovessero andare come uno desidera. Ma ci sono tante cose interessanti da fare al di là di queste istituzioni. Certo. E lei quando ha assunto in passato o tuttora assume dei collaboratori, che cos'è che guarda nel loro CV? In realtà noi non assumiamo, cioè io assumo persone sul mercato interno del fondo perché le persone si spostano e diciamo abbiamo fatto qualche assunzione esterna, ma se ne fanno molte di meno per la struttura dell'organizzazione. In fondo è un'organizzazione dove la gente resta per tanto tempo, quindi non c'è una grandissima mobilità, diciamo, esterna. E quindi la maggioranza delle persone sono lì per delle carriere molto lunghe. Comunque, secondo io, diciamo, io per il tipo di lavoro che ho fatto, per i miei interessi, per il fatto che ero a ricerca o su paesi avanzati dove, diciamo, autorità molto sofisticate, dove devi avere delle conoscenze tecniche di buon livello, desidero, ho sempre preferito persone che avessero un CV, che avessero delle pubblicazioni. O perlomeno un interesse a fare ricerca seria. Di solito anche uno può avere tante pubblicazioni, cose assolutamente irrilevanti, ma diciamo un CV di ricerca serio aiutava dal mio punto di vista, però non basta e dipende dal tipo di lavoro. Un'altra cosa per me molto importante è la qualità, sono diciamo le qualità umane delle persone. Perché quando si lavora appunto, in lavoro di squadra, bisogna assicurarsi che se la persona è abbastanza senior, che sia un manager responsabile, che tratti le persone bene e comunque che sia una persona disposta a imparare e di nuovo, e a fare, diciamo, e a fare gioco di squadra. Chiaramente queste cose non è difficile verificare nel contesto di un colloquio di lavoro, però si parla con le persone che hanno lavorato con i candidati e questo aiuta il processo di selezione. Diciamo per persone così di livello più elevato, per comprendere un research assistant, chiaramente il processo è più semplice anche perché non è che uno si sposa, poi restano per magari per un anno o due, sono delle decisioni di portata un po' meno duratura, ecco. Ottimo. Adesso ci spostiamo sul presente e suo futuro professionale. Con una così invidiabile carriera internazionale, quali obiettivi e progetti ancora nel cassetto? Fare qualcosa, essere più autonomo. E beh, per questo che andrò alla Brookings Institution come senior fellow. In pratica farò ricerca, continuerò a fare ricerca sicuramente nazionale, ma voglio rimanere nell'ambito del mondo della politica economica e di farlo con i contatti, gli amici, i colleghi che ho nelle varie istituzioni internazionali, dalla Banca Centrale Europea
al Fondo Monetario e alla Commissione. Forse avere, ecco, anche un po' più di attenzione per l'Europa. Io, ovviamente, da italiano, con il mio lavoro al WIO, la visione era sempre globale e non è che uno può prediligere una zona rispetto a un'altra, ma presumo che in questi anni, forse negli anni a venire, lavorerò un pochino di più sull'Europa di quello che ho potuto fare in questi ultimi anni. Ma diciamo, mi interessa fare delle cose che, a questo punto, che abbiano che siano rilevanti dal mio punto di vista. Cioè non ho ambizioni di pubblicare, cioè sulle riviste accademiche più prestigiose. Se quello succede, ben venga, ma diciamo non è l'obiettivo principale. L'obiettivo principale è di fare della ricerca che serva a policy making, come quella che ho fatto in questi ultimi anni al Fondo Monetario. Perfetto. E visto che lei ha lavorato come senior desk per l'Italia e avendo lavorato attraverso il World Economic Outlook sull'Italia, com'è che vede il futuro dei giovani nel paese? Complicato, onestamente complicato. Io sono un ottimista e penso che insomma, sempre la speranza che le cose migliorino. Diciamo, l'ottimismo non è generalizzato, è un ottimismo specifico alla qualità delle persone brave. La mia esperienza al fondo, ma all'estero più in generale, è di aver incontrato delle persone di un calibro italiane straordinario. Ho citato prima Mori Obsel, ma l'altro mio advisor era Alberto Alesina, che è morto improvvisamente qualche mese fa. Sì. Era una persona straordinaria, aveva poco più grande di me, ma una persona di grande calibro, sicuramente un potenziale premio Nobel. Ma come lui, di quella generazione ce n'erano altri, da Guido Tabellini, prima Francesco Giavazzi, ma tanti dopo. Diciamo, loro hanno un po' aperto la strada, ma ne sono venuti tanti dopo. Ci sono tantissime persone di grandissimo talento. E il problema è che molti ovviamente restano fuori, e non è necessariamente un problema, è sempre capitale umano importante, ma diciamo è un po'... alcuni sono tornati, e ci sono sicuramente in Italia dei centri di eccellenza, ma diciamo è un periodo difficile, un'economia che non cresce e quindi non genera tante prospettive di impiego. Siamo una gerontocrazia in cui veramente sì, è difficile trovare spazi per dei giovani molto preparati. Si richiedono, diciamo, proprio dei tempi di gavetta assolutamente irrealistici per delle persone che all'estero possono avere tenure in delle scuole di grandissimo prestigio. C'è tanto potenziale, ma c'è tanto da fare. Ma di nuovo, il progresso è stato fatto, ci sono dei centri, di nuovo, a Bocconi ci sono una qualità di insegnamento assolutamente straordinaria, dei professori bravissimi, e anche in altre università, per carità. Ma c'è ancora della strada da fare, davvero tanta strada da fare. Siamo in conclusione e vorrei finire con una nota simpatica. Vorrei sapere, lei ormai è parecchi anni che vive negli Stati Uniti, c'è un suo tratto tipicamente italiano che ancora non è riuscito a perdere? Nonostante gli anni. Non voglio perderli, per carità. Io passo le giornate a dire ai miei piccoli, che ho tre bambini piccoli, che di parlare italiano, parliamo sempre italiano con loro, li porto in Italia a ogni piede spinto, ogni volta che posso, e voglio che mantengano la mia cultura, sviluppino la cultura italiana e adorano l'Italia. Adorano meno studiare italiano, visto che lo devono fare dopo scuola, ma quindi no, sono al contrario, direi che con gli anni mi sono attaccato di più ai simboli
diciamo, i simboli dell'italianità, dal far da mangiare bene, a stato il capitano della squadra di calcio del Fondo Monetario per oltre 20 anni, adesso per indurre i miei piccoli a parlare italiano, guardare le partite di campionato italiano streaming, cosa che non avevo fatto da tantissimo tempo. Quindi no, cercare di perdere tratti italiani sicuramente no. Ottimo, che bel messaggio. Va bene, allora, dottor Milesi Ferretti, io la ringrazio tantissimo per la sua partecipazione. A nome di Nomo Faber Italia, io spero che il nostro pubblico abbia colto i messaggi chiave che ci ha dato, tra cui voglio ricordare l'importanza del lavoro di squadra, della comunicazione sia orale che scritta, e infine quello di non sottovalutare le opportunità che ci si presentano, che magari non sembrano il piano originale, ma dalle quali si può imparare tantissimo. Quindi la ringrazio tanto e alla prossima puntata. Grazie Lidia, ciao.